L'edizione numero 23 del Bitonto Jazz Festival è giunto anche quest'anno alla sua conclusione. Quattro giorni di musica jazz con ospiti italiani ed internazionali che hanno soddisfatto i palati fini dei tanti cultori intervenuti in Piazza Cattedrale a Bitonto. Quattro serate che hanno visto sempre il tutto esaurito come al solito, ma soprattutto con la consapevolezza ancora una volta che non erano soltanto presenti i cittadini locali a riempire le sedie, ma anche tanta gente venuta da fuori città. Sono contentissimo naturalmente, anche se diciamo è sempre una fatica per una serie infinita di problematiche. Alla fine diciamo vale la pena, perché comunque questo successo, il pubblico numeroso ti ripaga di tutti i sacrifici. Io continuerò sempre a studiare un'offerta variegata, perché vorrei accontentare diciamo più o meno molti, non tutti, ma molti gusti, perché all'interno della musica jazz c'è comunque una diversificazione di stili, di localizzazioni anche, c'è il jazz americano, c'è il jazz europeo, c'è il jazz nord europeo, insomma, ci sono diciamo, e quindi vorrei accontentare come ho fatto quest'anno. No? Il jazz è sicuramente un evento importante, un evento che si consolida, un appuntamento oramai da tempo che sul territorio è fortemente voluto, sentito. Ci sono stati anche altri eventi prima del Bitonto Jazz, diciamo un cartellone ricco, un cartellone che punta soprattutto alla valorizzazione del territorio, all'occupazione degli spazi, abbiamo pensato sempre a questo, un tempo ricco, noi cerchiamo di offrire più giorni, più momenti per la nostra collettività. La prima serata con la presenza di Antonello Losacco Trio featuring Ottaviano, dove il trio del virtuoso bassista Losacco ha incontrato il decano del jazz Made in Puglia, e con gli Elusive Quartet featuring Rosario Giuliani, uno dei più acclamati contraltisti della scena musicale internazionale. Una seconda serata caratterizzata dalla presenza di Womanity, un vero e proprio viaggio fra donne e fatto di passione, poesia, energia e femminilità. E poi uno strepitoso Mike Stern, uno dei più grandi chitarristi jazz della sua generazione con Randy Brecker. La serata di sabato invece ha visto la presenza di Francesco Cannito Trio Iridescent, un trio giovane ma già stellato, visto che è stato tra i gruppi finalisti del prestigioso Conad Contest di Umbria Jazz, e Emiliano Dauria Quintet First Rain. E poi la chiusura domenica 4 agosto con Pasquale Stefano Trio Sparks e Frank Gamble All Star, band vincitore fra l'altro di un Grammy Award. Abbiamo chiesto al presentatore delle quattro serate, Marco Losavio, editor di Jazz Italia, qual è stata la qualità delle presenze quest'anno al Bitonto Jazz Festival. Come tutti gli anni la qualità è sempre molto alta, è molto alta per due motivi. Il primo motivo è perché in questo contenitore ci sono sempre delle proposte molto interessanti, si dà spazio ai progetti innovativi come quello che forse si ascolta qui in sottofondo, e si dà anche spazio a delle guest star assolute a livello internazionale. Ecco, questo equilibrio, questo bilanciamento è la caratteristica principale, la spina dorsale di questo festival da 23 anni, ed è sempre bello per tutti alimentarsi di questo fluido culturale che non fa che farci bene.